Buonasera appassionati sportivi di Media 3, benvenuti alla seconda puntata di Figli di un calcio minore, il nostro approfondimento del martedì dedicato al calcio dilettantistico irpino. È stato quello appena trascorso un weekend a tinte piuttosto fosche, sono cadute entrambe le due squadre irpine che militano nel campionato di eccellenza, Eclanese e Vissariano. Analizzeremo tutto, risultati, classifiche, anche per quanto riguarda il campionato di promozione Girone C e i gironi D ed E di prima categoria. Il campionato di prima categoria è iniziato proprio in questo weekend. Lo faremo con un nutrito parterre di ospiti che vado a presentare, non prima però di aver salutato la mia compagna di viaggio di questa trasmissione, Valentina Mazzarella. Ciao Valentina. Buonasera a tutti. Allora, dicevamo gli ospiti, comincio da uno che la sa lunga per quanto riguarda il calcio irpino, una vita trascorsa sulle panchine in Irpinia e profondo conoscitore anche dei settori giovanili, mister Gianni Montanile. Buonasera mister. Buonasera, buonasera a tutti. A fianco a lui il presidente del Pietra De Fusi Calcio, Gerardo Manganiello. Buonasera presidente. Buonasera. Ci è venuto a trovare anche questa settimana, dopo settimana scorsa, il presidente dell'Eclanese, Antonio Casale. Buonasera. Mister Rino Criscitiello, allenatore del Real Forino, salve mister. Buonasera. Con lui anche Andrea Alvino. Buonasera. Giocatore del Real Forino. E poi più tardi andremo anche a salutare altri due amici del Pietra De Fusi, l'allenatore Matteo D'Alessandro e il difensore Antonio Centrella. Buonasera anche a voi. Allora, prima di iniziare con un primo giro con gli ospiti, Valentina, leggiamo insieme, partiamo naturalmente dall'eccellenza, risultati e classifica della sesta giornata, anche con l'ausilio della grafica, prego. Calpazio Sant'Agnello 1-2, Cicciano Scafatese 1-1, Angri 1927 Sarnese 3-1, Eclanese Faiano 1-3, Liberta Sabia Poseidon 2-1, Massa Lubrense Sant'Antonio 1-0, Palmese Mariglianese 0-0, Proscafatese Vissariano 4-0. Vediamo insieme anche la classifica ora in onda. Scafatese Eclanese 14-8, Sarnese Vissariano. No, c'è un errore. Sì, ripartiamo. Virtus Scafatese 14, Polisportiva Sarnese 13. Scafatese 12, Faiano 12, Libertas Stabia 11, Angri 1927 11, Mariglianese 9, Sant'Agnello 8, Eclanese 8, Vissariano 8, Poseidon 5, Cicciano 5, Calpazio 3, Palmese 3, Sant'Antonio Abate 3, Massa Lubrense 3. Questi erano i risultati e classifica dell'eccellenza. Allora mister, comincio da lei, tra l'altro lei stasera ritrova qui il presidente Antonio Casale, siete stati l'anno scorso artefici di un miracolo sportivo, non vedo come chiamarlo altrimenti, a Mirabella una stagione che all'inizio sembrava compromessa in maniera assoluta e poi invece siete riusciti in maniera straordinaria a conservare la categoria con quel play out con la Tripalda in uno scontro letteralmente fratricida tra irpine. Lei adesso mister mi raccontava è a Terracina, quindi sì, sta seguendo un po' lì il settore giovanile di tutte ed è responsabile insomma delle varie categorie del Terracina Calcio, però immagino che uno sguardo su quello che succede in Irpinia lo dà sempre. È partito questo campionato di eccellenza, siamo alla sesta giornata, che idea si è fatto finora guardando questa classifica che fin qui è maturata? È un campionato importantissimo perché lo sapevamo benissimo col presidente Casale, visto che fino all'ultimo momento siamo stati insieme per organizzare questo. Sapevamo di che cosa si andava incontro, tanto è vero che conoscevamo un poco tutti i gruppi che si stanno proponendo come gruppi importanti, tipo Scafatese, Sarnese, l'altra, la Pro Scafatese e altre società. Tanta qualità. Sabato sono stato ad assistere alla gara della Palmese con la Mariglianese e pertanto mi sono fatto un po' un'idea generale, ho visto un poco quasi tutte le squadre. È un campionato importantissimo perché l'eccellenza è un campionato super importante, quello è il fiore all'occhiello del calcio dilettantistico campano. Io penso che dipende dagli investimenti che uno fa, ci sono società che hanno fatto grossi investimenti con grossi
calibri di atleti di categoria superiore, e ho visto un buon livello, un grande livello, perché visto che lo scorso anno l'abbiamo affrontato, penso che la classifica è una classifica abbastanza giusta, anche perché mi dispiace solo che l'Eclanese, lo stesso pure Ariano, che ho già visto con il Poseidon, mi sono fatto l'idea che sono due ottime compagini. La partita che è stata fatta sabato, sia da parte dell'Eclanese che quella dell'Ariano, non me l'aspettavo questa defiance da parte di questi due gruppi, perché sono due gruppi attrezzati per potersi salvare tranquillamente nel campionato di eccellenza. Mister, poi dopo le chiedo anche come sta andando questa esperienza a Terracina, similitudini, analogie e differenze. Chiaramente lì parliamo di Serie D, però con il calcio dilettantistico campano, segnatamente quello irpino, dopo approfondiamo anche questo argomento. Presidente Casale, da lei ci siamo lasciati settimana scorsa con innanzitutto un appello alla tifoseria di accorrere al Delia. Le chiedo se al di là del risultato questo appello è stato raccolto, e poi che partita è stata? Una partita in cui mi sembra sia girato tutto un po' storto, l'unica nota positiva è Ruggiero ancora in gol, ma il Faiano davvero troppo più forte di voi in questo momento? Beh, no, per quanto riguarda, diciamo, la parte della tifoseria è un'altra nota dolente, purtroppo. Mi aspettavo molto più genere, molto più passione vicino alla squadra, perché la squadra stava andando bene, sta andando bene tra l'altro. Però non so il motivo, perché quale motivo non accorrono a flotte, diciamo, praticamente al campo sportivo. Noi ce la stiamo mettendo tutto, in tutto l'entusiasmo di questo mondo, per poter fare cose fatte bene. Comunque speriamo, mai dire mai. Per quanto riguarda invece la partita, anche noi ci aspettavamo un approccio totalmente diverso alla squadra. Evidentemente forse la squadra inconsciamente ha subito un contraccolpo, diciamo, psicologico, in quanto forse si sentiva appagata anche dai risultati ottenuti nelle trasferte precedenti, con squadre attrezzatissime, tra cui la Virtus Scafatese, che è prima in classifica. Evidentemente non hanno diciamo, non sottovalutato l'impegno, ma l'hanno preso un po' più alla leggera. Questo ha fatto sì che forse è stato un bagno di umiltà da parte nostra, perché così riusciamo a capire che non ci regala niente nessuno, bisogna affrontare le partite una per una con la stessa intensità e con la stessa capacità di gioco e di concentrazione. Solo così riusciamo a fare risultato. Spero sia un incidente di percorso e che già da domenica prossima possiamo riprendere un cammino ben avviato all'inizio. Mister Criscitiello, dopo naturalmente parleremo di promozione di Real Forino, su questo campionato di eccellenza, su come si sta sviluppando e se, al di là appunto delle due sconfitte maturate nell'ultimo turno, si aspettava un inizio tutto sommato positivo da parte delle due compagini irpine, Eclanese e Vissariano, che insomma continuano a mantenere, nonostante le sconfitte, una posizione di classifica, mi sembra di poter dire, abbastanza piacevole in questo momento. Ma io credo che il Vissariano e l'Eclanese stiano facendo un buon campionato relativamente a quelle che poi chiaramente sono le realtà nostre economiche, quindi noi ci dobbiamo sempre confrontare con quello che è l'economia attuale della nostra provincia. Questo non è da sottovalutare. E poi un'altra cosa che dobbiamo sempre ricordarci è il bacino di utenza che possono avere le napoletane e le salernitane rispetto a quello che possa essere la vellinese. Questo noi lo dimentichiamo facilmente tutto ciò, però credo che questo deve essere lungimirante anche per chi, o come adesso l'Ariano e l'Eclanese, sta praticamente praticando dei campionati importantissimi, come giustamente diceva mister Montanile, perché io credo che relativamente a quello che è il calcio, oggi questi campionati di eccellenza danno un senso realmente a quello che possa essere la realtà e l'affinità del calcio nella provincia, perché altrimenti le categorie minori, tra virgolette, non ci portano il giusto consenso per quanto riguarda queste categorie. Va bene, io andrei ancora, prima abbiamo
Sì, scusate, dimenticavo, abbiamo un contributo telefonico registrato con Gerardo Del Vecchio, allenatore della Vissariano, proprio a commento di questa sonante sconfitta subita dalla sua squadra in quel di Scafati contro la Pro Scafatese. Allora, prima di proseguire con lo studio, andiamo a sentire questo contributo, se la regia ce l'ha pronto, l'intervista con mister Del Vecchio raggiunto telefonicamente. Prego. Mister Del Vecchio, allora, domenica a Scafati una brutta sconfitta. Lei ha qualcosa da recriminare, mi sembra, in merito a quel gol che poteva riaprire la partita, però nel complesso l'approccio della squadra non è sembrato dei migliori, è così? Penso proprio di sì, ha sintetizzato bene già nella domanda quella che è stata la partita. Un approccio da rinunziare il nostro. Primo gol che ha messo la partita in discesa alla Pro Scafatese, assolutamente privo di fair play. Abbiamo subito il gol con un nostro giocatore a terra, l'azione è proseguita per qualche secondo, ingenui noi, furbi loro, e poi, ripeto, la partita si è messa a loro favore. Che dite, il gol a fine primo tempo certamente poteva riaprire, quantomeno avrebbe dato noi la possibilità di giocare un secondo tempo ancora migliore di quello che abbiamo disputato, però naturalmente loro vincevano 3-0, ecco perché poi il secondo tempo noi lo abbiamo disputato in maniera più che sufficiente, accettabile, voglio dire, però la sintesi si può racchiudere nel fatto che loro hanno meritato e noi dobbiamo migliorare l'approccio. Mister, la classifica resta comunque piacevole, adesso ripartite da questo secondo tempo per la prossima partita, l'impegno casalingo contro la Libertas Stabia. Sì, un'altra brutta gatta da pelare, una squadra forse tra le più in forma del momento, guidata da un amico, da Maurizio Coppola, che in passato ha avuto il piacere e la fortuna di giocare ad Ariano vincendo il campionato di eccellenza con la gestione Nino Grasso e con l'allenatore Amerigo Ferrara. Quindi un avversario, ripeto, importante, una squadra con un blasone importante, in realtà parliamo di Castellammare di Stabia, anche se non si tratta naturalmente della più famosa Juve Stabia. E niente, è una partita difficile, forse il calendario a questo punto, dopo la batosta di domenica, doveva essere più buono con noi, avrebbe dovuto essere più buono con noi, così non è stato. E niente, poi è un esame importante come è stato Cicciano, come è stato Sarno, come è stato Pro Scafatese. Questo è un campionato estremamente equilibrato e che ogni domenica può riservare sorpresa. Ecco mister, proprio telegrafico, un flash, a questo proposito, trascorse 6 giornate, finora il campionato ha espresso i veri valori, o dobbiamo aspettarci che qualche squadra cali e nel contempo qualcun'altra risalga? Ma io penso che così è, per sommi capi, si può riassumere dicendo che in questo momento le prime posizioni della classifica sono occupate da quelle squadre che hanno investito di più, da quelle squadre che hanno alle spalle città importanti, parliamo di Sarno, parliamo di Angri, parliamo delle due di Scafati, parliamo della Libertas Stabia, che come dicevo prima è una squadra di Castellammare, e la sorpresa, ma non più di tanto, è il Faiano che domenica ha vinto in maniera brillante, ritengo, a Mirabella, e che quindi va a completare quel pacchetto di squadre più accreditate per i primissimi posti della classifica e quindi per le squadre che alla fine possono contendersi, al di là del primo posto, un posto in Serie B tramite l'accesso dei playoff. Grazie a mister Gerardo Del Vecchio, in bocca al lupo per la partita di domenica. Baby, grazie a voi, buon lavoro. E allora era Gerardo Del Vecchio. Mister, abbiamo sentito, anche Del Vecchio sottolineava i tanti investimenti che si stanno facendo nel campionato di eccellenza, di squadre che appartengono a centri urbani importanti, Scafati, Sarno
Mi sembra questa la caratteristica principale, no? Quest'anno. Secondo me in tutti i campionati, iniziando già dalla prima categoria, ci sono delle grosse realtà che investono. In eccellenza si conoscono, si sanno chi è che fa l'eccellenza da tanti anni, chi è che vive questa realtà sa a che cosa va incontro. Dipende realmente dalla caratura delle società, ma dai loro investimenti. Quello è bello, fare calcio con i soldi degli altri, però uno deve pure cercare di immedesimarsi in quelle che sono le nostre zone, in quelle che sono gli investimenti. Qua si prendono giocatori che vanno dai 40.000 euro in su, non parliamo di realtà così che fanno calcio giusto tanto per farlo. Incominciamo che ci sono giocatori che vengono dalla C e vanno a giocare in eccellenza perché trovano più disponibilità da parte delle società di investimenti economici. Cioè, Del Vecchio sa, anche lui ha un'ottima squadra, come ce l'hanno tutti, cioè, ognuno ha cercato di fare la squadra secondo le proprie caratteristiche e poi cercando di valorizzare quello che è il prodotto che ha il prodotto giovanile, perché come è stato fatto l'anno scorso con le Galanese, come è stato fatto quest'anno qua, anche l'Ariano sta investendo, facendo degli investimenti importanti su calciatori importanti, vedi Guardabascio che negli ultimi 3 anni è stato il realizzatore per eccellenza, l'anno scorso col Marcianise, tutti gli altri anni, cioè ogni realtà sa a che cosa va incontro. Pertanto, ripeto, è un campionato importantissimo, un campionato difficilissimo e c'è una grande differenza tra il girone nostro e l'altro girone, sì, perché io anche nei giorni che non sono a Terracina vado a vedere le varie realtà, i vari gruppi, perché giusto voglio accertarmi. Poi il fatto che diceva del Faiano che è una grossa realtà, è una sorpresa forse per Gerardo Del Vecchio. Ma gente come l'allenatore turco, che è stato negli ultimi 4 anni in Serie D e con un potenziale di quel livello, non è che l'Eclanese ha affrontato un gruppo messo così, tanto per... Io sono andato a vederlo in Coppa Italia a Nusco, ho visto che ha le potenzialità, pertanto non è una squadra... Una squadra di seconda fascia. Presidente Manganiello, apriamo una finestra sul Pietra dei Fusi, poi entreremo nello specifico di quella che è stata la prima giornata. Però a proposito di questo di cui parlava Mister Montanile, quanto è difficile fare calcio in prima categoria? Perché è vero che in eccellenza gli investimenti ancora sono in parte paragonabili alla Serie D e al calcio semiprofessionistico, mi passi questo paragone, però in prima categoria che difficoltà si incontrano, segnatamente poi in Irpinia? Sicuramente ci sono delle difficoltà non da poco. Noi veniamo da una realtà, abbiamo vinto il campionato 2 anni fa di terza, l'anno scorso abbiamo fatto la seconda categoria, quest'anno ci siamo ed è un orgoglio anche per il Pietra dei Fusi, il comune, che avendo 3 squadre quest'anno, quindi veramente un dispendio economico non da poco. Il Pietra dei Fusi era 20 anni che mancava in prima e quest'anno sotto la mia presidenza e fortemente anche voluta dalla dirigenza nonché dal mister D'Alessandro, quindi abbiamo avuto questo approccio alla prima che abbiamo iniziato veramente in modo egregio. Le difficoltà economiche non mancano nel modo più assoluto, quindi mi riallaccio un po' al tema. In un momento di crisi come questa chiaramente è fondamentale, ma l'importante è comunque mantenere sul territorio quello che è effettivamente, insomma, viva l'esperienza, i giovani che veramente possono avere quella opportunità di emergere, perché se non si dà questa opportunità ai giovani e quindi a questa realtà del posto, chiaramente non vengono fuori veramente dei giocatori eccellenti, quindi bisogna dare l'opportunità in tal senso e comunque noi in un contesto del genere stiamo facendo dei grandi sforzi per elogiare veramente alla grande questo campionato. Va bene, allora andiamo a chiudere la pagina dell'eccellenza con la classifica marcatori. Se la regia è pronta ce la manda in onda. Valentina, leggiamo i top scorer del campionato finora. Cibele 6, Lauro 5, Marcucci 5, Ruggero 5, Santucci 5, Montaperto 5, Della Femmina 4, Guardabascio 4, Lucarelli 4, Maggio 4, Pastore 4, Chierchia 3, Esposito 3, Malafronte 3, Nappi 3, Savarese 3.
Esatto, questi sono i marcatori. Presidente Cibele, mi sembra vi abbia punito anche domenica Aldelia. La nota positiva, lo dicevamo, è che Ruggiero delle Clanese appunto è andato in gol anche questa settimana, seppur su calcio di rigore. E poi insomma Guardabascio, lo diceva prima mister Montanile, si sta confermando cecchino spietato. Io direi anche di andare a vedere, poi chiedo a ognuno di voi magari quale può essere la partita più accattivante, più interessante da seguire nel prossimo turno, la settima giornata. Se è pronta la schermata del campionato di eccellenza, la settima giornata è il prossimo turno, se non è pronta proseguiamo e analizziamo dopo il prossimo turno dell'eccellenza. Sì, allora facciamo così, andiamo avanti con la promozione. E con i risultati, Valentina, la promozione, la sesta giornata, vediamo anche qual è la classifica e poi ne parliamo segnatamente con mister Criscitiello e con Andrea Alvino. Vediamo, sì, è pronta la grafica. Allora, i risultati di promozione, sesta giornata. Bisaccese Sporting Guardia 4-0, Renzulli San Michele San Tommaso 2-5, Fontanarosa Cervinara 2-3, Forza e Coraggio Atripalda Calcio 3-0, Mugnano Montesarchio 2-1, Rione Mazzini Real Forino 3-1, San Martino Serino 2-1, Santa Tripalda Nusco Calcio 0-1. Sì, Sporting Atripalda Nusco 0-1. Allora, mister Criscitiello, siete caduti al Partenio B contro il Rione Mazzini, avete perso una grande opportunità di avvicinare, se non addirittura superare la vetta della classifica, perché il Montesarchio sabato aveva perso a Mugnano del Cardinale contro il Carotenuto. Cosa è successo? Che partita è stata quella del Partenio B? Ma è stata una partita dove praticamente gli episodi l'hanno fatta da padrone, perché noi siamo andati in vantaggio con un under con Costabile. Con lo stesso Costabile abbiamo preso un incrocio dei pali dopo 5 minuti e dopo ci sono state praticamente due clamorose, io le definisco autoreti, che hanno fatto in modo che praticamente ci potessero tagliare le gambe in quel momento. Quindi siamo andati di sotto di due gol, siamo rientrati nella ripresa con il piglio giusto, era lì per pareggiare la partita. Abbiamo fatto l'ennesimo regalo al Rione Mazzini, concedendo un calcio di rigore incredibile per quello che abbiamo potuto fare, e niente, va bene così, ma a noi non ci cambia assolutamente nulla quello che erano praticamente i programmi iniziali. Con la dirigenza sin dall'inizio abbiamo pensato di fare un cambiamento di vertice, di essere tra le squadre che praticamente saranno nella griglia dei playoff, e cerchiamo di rispettare chiaramente quello che possa essere l'obiettivo iniziale, fermo restando che nel calcio esistono le variabili che ci consentono, che sia in negativo o in positivo, di determinare poi il piazzamento finale. Mister, lei già l'anno scorso a San Tommaso, per lei Forino è un ritorno, perché qualche anno fa ha conquistato proprio il salto di categoria in promozione a Forino. L'anno scorso già a San Tommaso ha sposato in toto un progetto di linea verde e la presenza di Andrea Alvino qui accanto a lei testimonia che sta proseguendo in questo stesso percorso anche a Forino. Quanto è importante in queste categorie minori, lo chiedo a te e poi lo chiedo anche ad Andrea Alvino, lavorare sui giovani, far crescere i giovani anche in base a quello che si diceva prima sugli investimenti, sulle difficoltà economiche. Allora, proprio in relazione al fatto delle difficoltà economiche, io credo che le società dilettantistiche debbano un poco iniziare realmente a puntare sul settore giovanile, fare in modo che questi ragazzi possano crescere. E noi, io credo che nell'Avellinese abbiamo un'ottima utenza che deve soltanto essere messa insieme e fare in modo che ci sia una crescita totale. Se riusciamo a fare questo, io penso che la nostra squadra, quella principale che è l'AS Avellino, può attingere tranquillamente da questo settore. Fermo restando che, e ripeto quello che ho detto prima, il bacino di utenze deve essere un poco probabilmente migliorato e stimolato, perché io vedo, ecco, una volta qualsiasi piazzetta era sinonimo di incontro di calcio tra i vari rioni eventualmente,
adesso vedi che ci sta una desolazione impressionante e quindi non può essere soltanto portata al fatto che il calcio dei bambini, dei ragazzi e quindi la crescita progressiva è in relazione a quella che possa essere la scuola calcio, non soltanto quello, ecco. E quindi questo è importante, per seguire questa strada. Andrea, a te chiedo più o meno la stessa cosa, cioè quanto è importante sentirsi parte di un progetto in queste categorie minori, però descriviti anche un attimo, innanzitutto tu sei giovanissimo, quanti anni hai? 17. 17 anni, quindi sei assolutamente un under, il tuo ruolo? Terzino sinistro. Terzino sinistro. A proposito, hai giocato? No. Non hai giocato a Partenio B, quindi diciamo ti sei tirato fuori un po' dalla debacle della squadra. Quanto è importante sentirsi parte di questo progetto per te? Alla base di una squadra di promozione, soprattutto, c'è bisogno di un buon pacchetto under. E proprio per questo noi stiamo dicendo la nostra, perché abbiamo diversi giocatori validi per ogni ruolo e quindi c'è anche un'intercambiabilità tra ragazzi e questo fa sì di giocare un buon calcio e appunto stare secondo in classifica. Peccato per la nostra partita di domenica, perché è stato un brutto passo falso, soprattutto perché potevamo dire la nostra passando un punto sopra il Montesarchio e approfittando di queste due, dello Sporting Guardia che ha perso contro la Bisaccese, però non è questo che ci fermerà. Valentina, vediamola un attimo la classifica dopo la sesta giornata in promozione. Hanno anticipato i nostri ospiti le prime due posizioni, leggiamo. Montesarchio 15, Real Forino 13, Nusco Calcio 12, Sporting Guardia 11, Cervinara 11, San Tommaso 11, Forza e Coraggio 10, Bisaccese 8, Rione Mazzini 8, Mugnano 6, Sporting Atripalda 5, Fontana Rosa 5, Atripalda Calcio 5, San Martino 4, Serino 1928 4, Renzulli San Michele 2. Vittoria importante quella del San Martino Valle Caudina, che si è tirato un po' fuori dalle secche con Mister Puzio, e anche per il caro tenuto Mugnano, che come detto ha battuto la capolista Montesarchio. C'è anche, no, volevo chiedere prima una cosa a mister Montanini. Allora, campionato di promozione, prima di vedere la classifica marcatori, mister, quali sono le squadre più accreditate al salto di categoria secondo lei, o è presto? Secondo me è presto, però già ci sta una griglia di partenza che era molto importante, che poi non ha mantenuto fede a quello che si sta realizzando. Rivediamola un attimo la classifica in onda, se è possibile, dalla regia, la classifica della promozione, non i marcatori, la classifica di promozione. Intanto prego, continui. No, stavo dicendo che all'inizio si erano accreditate al salto di qualità i vari Montesarchio, Cervinara, per esempio Forza e Coraggio, che ha degli investimenti importanti. Poi invece, come al solito, Criscitiello ogni anno parte tranquillo e poi a destra e a sinistra cerca di fare subito suo il risultato. Pertanto ci sono delle squadre importanti, il Montesarchio, il Cervinare, sono giocatori, adesso c'era prima, hai fatto scorrere la classifica dei marcatori, ho visto gente che hanno giocato in Serie C, che giocano in promozione, vedi Mortellitti, è stato con me a Sant'Anastasia, Cireale, cioè giocatori di un certo livello, cioè sì. in un campionato importantissimo, anche quello di promozione, perché ripeto, valorizzare i giovani e lavorare con giocatori di qualità è una cosa importante per quella che è la realtà del calcio irpino, insomma. Allora vediamola sì, la classifica marcatori del campionato di promozione Girone C, con l'ausilio anche di... Sì, Mortellitti, vedi, Torsiello sì. Da 3 anni fa il capocannoniere nel campionato di promozione, c'è Tortora che ha giocato in Serie A con la Forza e Coraggio, ci sta Portone, stato con Miasca con la Montella, cioè ci stanno giocatori che in eccellenza... Befi ci manca ancora, che è infortunato, Polvere, vabbè, sanno un sacco di giocatori di qualità proprio superiore. Tortora, Fratiani, lo stesso che viene dal Foggia, ripeto, Tranfa che l'anno scorso viaggiava a livello dai 50 in su, immagini che in promozione significa nella sua squadra, la sua società ha investito non bene ma super bene, però... Ripeto, sono realtà diverse, sono cose diverse. Sì, Russo e Tranfa stanno praticamente trascinando il Montesarchio
in Lusso testa, Walter è stato con me 5 anni a Benevento, uno che viene dal Benevento, sì, calcio di Serie C, cioè li ho avuti un poco quasi tutti nei gruppi che ho allenato. Ma Torsiello è quello che fa gol. Torsiello si conferma ogni anno, sempre, no? Si conferma ogni anno, ma la cosa più importante è Mortellitti, vederlo giocare in promozione è una cosa, o Tortona. Che ha fatto una tripletta, mi sembra, nell'ultimo turno. Immagino che nella Forza e Coraggio ci sta Riccio, gente che è stato Riccio, Tortora, l'altro che pure era Calabrese, che volevamo prendere l'anno scorso noi, venne da Mirabella e poi dopo preferire stare nella sua zona. Santini, cioè, sentire questi nomi per la gente che non è addentrata nel mondo del calcio sembra, è come se uno facesse quelli che hanno in prima squadra. Però, e chiedo anche magari al presidente Casale, questo è un livellamento verso il basso o verso l'alto? Cioè è la promozione che si è avvicinata all'eccellenza o il contrario? Secondo me è la promozione che si è avvicinata all'eccellenza. Cioè o c'è una difficoltà di trovare spazio? C'è una difficoltà di trovare spazio nei campionati. Immagina che noi abbiamo a Terracina, abbiamo preso Dino Fava che ha giocato con l'Udinese, l'abbiamo preso a Terracina perché l'investimento che ha fatto il Terracina è l'investimento da prima squadra. Ci stanno giocatori che vengono da campionati professionisti, non riescono a trovare collocazione, perché visto che c'è adesso il problema dei fuori quota nelle serie C, tanto se tu metti un giocatore di 35 anni all'interno di un gruppo devi far giocare per forza un giocatore addirittura di 17 anni perché è la federazione che lo pretende. Pertanto quelli che non riescono a trovare sistemazione in campionati vengono nei campionati minori, così aumentano la qualità secondo me e aumentano la qualità del campionato, la qualità della squadra dove loro andranno a porsi e pertanto secondo me si avvicinano e la promozione si sta avvicinando alla prima. La prima categoria si avvicina alla promozione perché ripeto, anche guardando tutte le squadre, tutti quelli che hanno, se uno conosce i campionati e va vedendo i giocatori, vede che in prima categoria ci sono giocatori che hanno sempre militato in eccellenza e in promozione. Pertanto, sono avvantaggiate anche dal fatto che non facendo giocare i fuori quota in un campionato di prima categoria, nei campionati di prima categoria che è di qualità, ve lo posso garantire, è di qualità, ci sono tutti ex giocatori di categorie superiori, pertanto non è una prima categoria, è solo così. Tra l'altro secondo quest'anno me, con squadre tipo il Venticano e il Baiano che sono scese, squadre insomma di una certa tradizione e anche che rispecchiano centri abitati importanti. Guarda il Grotta, che giocatori c'ha, Luzzi che all'inizio doveva venire da noi a Mirabella. Luzzi è un giocatore che viene l'anno scorso, ha fatto 64, negli ultimi due anni ha fatto 60 partite in Serie D titolare, proviene e gioca in prima categoria. Ci fermiamo un attimo. È un 2001. Ci fermiamo un attimo perché abbiamo degli impegni pubblicitari, poi ci ritroviamo in studio, ci proiettiamo sul prossimo turno di eccellenza e di promozione e analizzeremo anche i risultati della prima categoria con i nostri ospiti del Pietra De Fusi. La regia.